realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mista, sono tutti termini che oggi incontriamo sempre di più nella vita quotidiana, anche quando non ce ne accorgiamo, le usiamo, sono espressioni che usiamo a volte in maniera equivalente, ma in realtà sono sistemi e meccanismi profondamente diversi. Quello che proverò a fare è un po' descrivere questo universo così composito che, ripeto, è entrato un po' in tutta in tutte le attività della nostra vita, turismo, salute, formazione, scuola. I videogiochi utilizzano da molto tempo sistemi di realtà immersiva di questa natura e ovviamente questi sistemi pongono anche la necessità di un confronto con il cinema, con quella che è la storia del cinema, con quella che è la tradizione del cinema. Fra l'altro proprio in questi giorni, ad esempio, una grande multisala di Milano, la multisala Anteo, proprio in coincidenza con il festival, apre una sala dedicata alla realtà virtuale. La sfida credo che sia anche quella di riuscire a mettere in rete, a creare delle relazioni anche attraverso questi sistemi. Se pensiamo a quello che è successo ad esempio nel mondo dei videogiochi, dove lo sviluppo dei videogiochi online ha creato un grande sistema di relazioni attorno a un mondo che si pensava invece destinato a rimanere chiuso in una cameretta, in una console e via dicendo, credo che sia una grande sfida e però è una sfida da raccogliere, perché questo è il presente con cui confrontarsi. Dietro di me il ragazzo sta giocando a Beat Saber in realtà virtuale con un Oculus Quest 2 e in questo momento sta facendo la sua prima partita. Il gioco è un gioco musicale basato sullo stesso schema che si può vedere per esempio in Guitar Hero, per cui ci sono le note musicali che ci vengono incontro, in questo caso siamo in realtà virtuale, quindi c'è proprio la percezione che stanno venendo dalla distanza verso di noi le note, e con due spade laser colorate dobbiamo cercare di seguire il tempo della musica e la direzione e la fisicità che viene richiesta dal gioco.